Con il mese di dicembre iniziano gli appuntamenti che accompagnano Mondolfo fino alle prossime festività. Sabato alle ore 21 nella chiesa di Sant'Agostino si parte con la versione invernale della rassegna letteraria Come un libro all'aperto, protagonista Roberto Mercadini, che presenterà la sua ultima fatica dal titolo L'ingegno e le tenebre. Il 4, 11 e 18 dicembre invece torneranno i biroccini di Natale e i mercatini all'interno del Borgo Storico grazie all'iniziativa Il Natale più bello nel Borgo più bello, curata dalla Proloco Trecolli insieme all'Istituto Comprensivo Fermi e al Centro Diurno Donald Miro Giuliani. Domenica 4 è in programma anche la Camminata della Solidarietà, mentre il 18 il pranzo per Telethon nel complesso monumentale di Sant'Agostino. Anche quest'anno ad impreziosire la città ci saranno le luminarie e non mancheranno l'albero e il presepe decorati all'uncinetto per le vie del borgo. Grazie alle associazioni Malarupta, Proloco Marotta e Chi Bravi e Infatti Diversi, l'8, il 17 e 23 dicembre dalle 17 in poi nei giardini pubblici di Via Molise a Marotta verrà organizzata la prima edizione di Natale al Parco con la casetta di Santa Claus, musica e intrattenimento per i più piccoli. La ludoteca inoltre proporrà un ricco programma di iniziative consultabile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina Facebook dedicata il tradizionale concerto di Natale. Infine sarà eseguito dalla banda Santa Cecilia domenica 11 dicembre alle ore 18 all'insigne collegiata Santa Giustina. Un ricco programma di eventi culturali e di solidarietà per le prossime festività di Mondolfo Marotta. Nonostante le difficoltà del periodo, abbiamo voluto comunque valorizzare l'atmosfera natalizia nel nostro territorio con numerose manifestazioni e iniziative dedicate a tutte le età. E tutto questo è stato reso possibile grazie all'impegno e al lavoro instancabile delle tante realtà associative locali che come sempre si sono prestate con entusiasmo e passione nell'organizzazione dei singoli eventi. Una sinergia davvero preziosa che rende più che mai viva e vitale la nostra amata comunità. Tra gli appuntamenti rientra la mostra Mille volte Natale di Tonino Maurizi, che sarà possibile visitare dal 17 dicembre al 15 gennaio al Salone Aurora, mentre lunedì 26 e venerdì 6 gennaio la parrocchia di Mondolfo metterà in scena per le antiche contrade e suggestivi borghi la rappresentazione vivente Presepe Paese. Infine, per tutta la durata del periodo natalizio, il vecchio cinema adriatico ospiterà alcune attrezzature cinematografiche americane degli anni 50 e 60 donate al comune da un privato cittadino. Sarà l'occasione per rivivere il fascino di quegli anni anche solo dalle ampie vetrate su via Mazzini, che diventeranno delle vere e proprie vetrine sul passato della città.